ma è un Pokémon perfetto, tranne la difesa speciale. È un Pokémon perfetto, accidenti! Mamma mia, che ho beccato! Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Diamante Lucente. Oggi ci sarà la scalata al Monte Ostile e la conseguente cattura di Heatran. Quindi cominciamo. Eccoci qua, percorso 227. Casca la cenere! Ma c'era questa interazione una volta, no? Su Platino non c'era la cenere, mi pare. Ah, peccato che bisogna rovinare tutto con la musica della bicicletta, ma leviamola subito. E primissima sfida, ne avremo alcune da affrontare qui. Voglio lottare con te ora. Mi dispiace, non hai altra scelta, ma io veramente sarei anche preparato. Veramente ho catturato qualche Beldium perché c'era una frotta di Beldium in giro per la mappa. E a quanto pare i Pokémon dove compaiono in branchi compaiono anche a schermo, ma male. Compaiono male. È una cosa che secondo me dovrebbero fissare. Questo è un bug, effettivamente. Non quelli che ti permettono di aggirare l'intero gioco e arrivare alla Lega con due sole medaglie o anche senza. Quello si chiama glitch. Invece i Pokémon che compaiono a schermo in maniera casuale sono bug. Il fatto è che la gente non riesce a distinguere queste due cose. Tra l'altro ero anche intenzionato a cambiare abbigliamento, ma ero all'area svago. E avevo già fatto un po' di strada per arrivare a Monte Ostile, per trovarmi davanti al percorso che porta al Monte Ostile, e quindi ho detto vabbè, sarà per un prossimo episodio. Ah, il problema di qui è che ci vuole la bici per qualsiasi cosa, per affrontare questi dossi. Ok, qui siamo precisi. E via. Affrontiamo anche lei. Quindi ora qui si scende. C'è Barry lì. Wow. E il mio Pokémon ci siamo allenati correndo tanto nella natura quanto nella giungla d'asfalto. Correndo, virgola, tanto nella natura, vabbè. A cosa serve leggere? Leggere è per i deboli. Are you sure about that? Io tra l'altro, ragazzi, ho letto delle cose allucinanti. Tipo, c'è gente che ha detto: "Ah, che bello i giochi Pokémon nuovi perché basta premere A e andare avanti senza dover fare percorsi strani". Poi ci lamentiamo se Pokémon non è difficile. Fate pace col cervello. O almeno riflettete quando parlate, oppure scollegate l'account che avete collegato, se no dopo c'è Andralink che vi rintraccia. Allora, dovremmo essere tranquilli qui. Forse c'è una lotta, non ricordo. Non so neanche se c'era in Platino sta cosa. Oh, ma tu sei Link! Quanto tempo che non ci si vede? Dico Platino perché sicuramente era in Platino questo. Questo era un add-on di Platino, quasi sicuramente. Se c'era anche in Diamante e Perla, non me lo ricordo, ma il Monte Ostile, come ho detto, l'ho fatto una sola volta, quindi tant'è. Sei così forte che ora puoi mettere in pratica qui tutto ciò che hai appreso. Tutti diventano più forti, e man mano che lo fanno creano un legame più stretto con i loro Pokémon. Per essere straniero, questo signore non ha neanche un po' di accento. Ma è davvero straniero, Amar? Link, un po' più avanti c'è un vulcano chiamato Monte Ostile. Anche quello spaccone di Kiko ci sta andando. Troverò il tesoro del vulcano prima che lo faccia lui. Se lo trovassi potrei addirittura vincere 21 lotte consecutive alla Torre Lotta. Dici sul serio vai al Monte Ostile? Là anche i Pokémon selvatici sono molto, molto forti. Se i tuoi Pokémon non sono ben allenati faranno molta fatica a vincere. Beh, per chi cerca sfide impegnative c'è senz'altro da divertirsi. Ad ogni modo faresti meglio a prepararti bene. Io devo concentrarmi sulla prossima sfida. Arrivederci! Ari, ari, ari? Cheat? No, no, va bene. Signora! Oh, mamma mia, non sono stanchi i tuoi Pokémon? Riposiamoci, dai. Questa signora anziana è tanto gentile, io accetto volentieri l'offerta di far riposare. Ah, no! Aspetta. Ah, ok, no, ok. Pensavo facesse tipo quella di Hoenn che ci dice: "Oh mamma, i tuoi Pokémon sono ancora stanchi, vuoi riposarti un altro po'?" Tu gli dici no e lei ti fa: "Ah, beh, tanto meglio per te." Cosa? È proprio aggressiva. Invece lei è una più tranquilla. Ma c'è Kikko! Non dirmi che stai andando anche tu al Monte Ostile. Hai l'aria di essere un po' deboluccio, siamo sicuri che ce la farai? Cioè, non che mi importi. Ad ogni modo, se ci vediamo sul Monte Ostile, faremo a gara per vedere chi ottiene per primo la Magma Pietra.
Beh, certo. Quanta strada, quelle torsioni bruttissime. Ok, proseguiamo. Ma questi sassi, io sono sempre curioso dei sassi. Mi piacciono i sassi, voglio fare il geologo. Allora, intanto che devo tornare poi qui sotto, devo scendere. Ah, il mondo è immenso e ci sono così tanti Pokémon diversi. Tu che specie di Pokémon hai? Dai, fammi vedere. Questo si vuole intromettere, vuole rubarmi i Pokémon. Prendiamo quindi la sfera, un flacone di zinco, ok. Ah, tra l'altro, nello scorso episodio non ho mostrato il flacone di calcio? O era anche zinco? Oh, cavoli. O era ferro, vabbè. Era un flacone di, di una di queste proteine, insomma. E non l'ho mostrato perché praticamente mi è passato totalmente di mente di prenderlo. E l'ho preso poi mentre cercavo di catturare qualche Beldium. Una carbonella, ok, questa si potrebbe dare a Anasia, ma avendo acrobazia ridurrei la forza di acrobazia, quindi no. Comunque, rieccomi qua. Allora, qui la strada, ragazzi, è impegnativa, A voglia di. È un bel level design quello casino, però a volte ti mettono queste vie che devi ripercorrere più e più volte e non capisci niente, ti impappini solamente. È un po' strano. Allora, qui si va avanti, bene, quindi io devo prendere questa strada qui, cosca da roccia, che mi porta al Domadraghi. Bene. Va, fregato! Ho fregato il Domadraghi, sì! Voglio solo prendere l'oggetto e poi lo sfido, prometto. E che non voglio perdere troppo tempo. Ma Assorbisfera, oh, questo è un oggetto che in competitivo ho visto riutilizzato nel competitivo di Diamante e Perla. E qui c'è qualcosa. Flacone di proteina, ottimo. Io ora sono curioso di vedere questi Pokémon selvatici quanto sono forti. Userò però il repellente. Non subito, meglio, dentro a Monte Ostile lo userò poco dopo averlo finito, perché, beh, voglio vedere quanto sono forti questi selvatici. Che Omar ci ha detto, ah, sono fortissimi i selvatici. Devi stare attento. Pericolo eruzioni, ok. Eruzioni vulcaniche, giusto. Ecco, il repellente è finito, vediamo un po'. Ok. Ok. No, stavo vedendo un attimo lì la roccia, non capivo perché c'era quel masso. Ma livello 54, roba già vista. Allora, questa, beh, già l'ho inquadrata, però mi stavo un attimo confondendo perché non capivo. Allora. Vai, uno. Eh no, uno. Ah, sì, sì, si può scendere. Allora, andiamo qui anche. Questa qui è molto semplice, a dire il vero. Giusto per prendere la sfera qua sotto. La fune di fuga, vabbè. Le Amazzoni vinsero grazie alla loro fuga, è ovvio. Chi non conosce questa citazione storica? Stavo per toccare quest'altro masso, mi sarei mangiato le mani da solo. Ok, qui abbiamo Pipisù! Buono. Per aumentare le mosse da 5 sono perfetti, Pipì. Ah, qui c'è il masso che quello sicuramente ha qualcosa, perché te lo mettono come blockage. Qui niente, un po' di livello design. Ok, vediamo un po'. No, stranissimo. Io adoro toccare i massi. E abbiamo Barry lì. E sicuramente starà facendo la sfida con Chicco e avrà perso, quindi sta lì a rimuginare, starà piangendo lacrime virili, povero Barry. Ma a noi non ce ne sbatte proprio. Una ricarica Totti. Ah, ma ora si entra! Si entra nella vera parte ostile. Barrys, che ci dici? Beriscobo. Accidenti, ma che succede? Oh, ehi, Link, Chicco ci ha battuti? Che roba. Ovunque si vada si può star certi di trovare allenatori in gamba. Ma vuoi sapere una cosa? Se perdo vuol dire che ho ancora margini di miglioramento. È per questo che c'è una torre lotta all'interno della zona lotta. Non fa una piega? Oh, e qui potremo avere avversari più tosti. Ehi, tutto bene, Link? Il tuo amichetto ha osato sfidarmi in una lotta prima. Già, gli ha dato una bella lezione. Ma non sono certo di poterlo battere anche la prossima volta. Seriamente, ovunque si vada si può star certi di trovare allenatori in gamba. Ad ogni modo i Pokémon di questo posto sono fortissimi.
Che dici di fare squadra con me? Bene. Ho il repellente, perciò non li troveremo su. Vabbè, perfetto. Le ultime parole famose. Ok, cavoli, che posto intricato. Bellissimi insieme. Oh, un Claydol, bello. Livello neanche al 60. Allora a che serve, scusa? Ora di repellento. Ok, dato che bisogna esplorare tutto, mamma mia. Sconfitti, insomma, pensavo peggio. Però le lotte qui ovviamente saranno sempre più lunghe. Ferro palla, è la seconda che trovo. Ah, e niente, qua era l'entrata, ora scendo per vedere. Sì, poi qua bisogna. Qua dovrò andarci da solo perché non si può andare in due. No? Vai, forza! Fatemi sotto, fantallenatori dei miei stivali. Stare con i Pokémon mi rende felice, e quando vinco sono ancora più felice. Di solito io e il mio Pokémon siamo gentili, ma quando si tratta di lottare facciamo sul serio. Ovviamente i fantallenatori quando perdono accampano scuse tipo: ah, ma siamo comunque felici di aver perso perché siamo sempre felici noi. Intanto vampata l'abbiamo presa. Boh, io vado per di qua. Tanto i repellenti stanno per finire. Quindi poi sarà da sclerarci male. Ah, ma sì, ma sì. No. Allora scendiamo. Eccoci. Vero? Preciso, eh? Proprio al pelo. Ora, eccolo qui. Eccoci, ecco l'uscita. L'istinto mi dice che il tesoro del vulcano è proprio davanti a noi. Ci vediamo, Link. Probabilmente dopo di me sei tu il più forte. Io ho sfidato la Lega Pokémon. Non so se ti dice qualcosa quel nome. Guarda, Link, questa è la magma pietra, il tesoro del Monte Ostile. Sono riuscito a trovarla, quindi sono io l'allenatore più forte del mondo. Grazie, in parte anche merito tuo. Oh, issa! Non ce la fanno vedere. Oh, wow! Davvero incredibile, persino il vulcano è rimasto scioccato. Potrebbe essere così scioccato da eruttare. Nah, non può succedere. Ci vediamo, Link, e salutami quell'allenatore irrequieto. Eh già, a quanto pare. Oh, a questo punto io userei fune di fuga, perché tanto bene o male il più è fatto, e poi bisogna andare all'area provviste e poi tornare qui. Oh, una volta all'area provviste, poi che facciamo? Entriamo in questa casa e troviamo Chicco che è qui a spassarsela con la pietra. Ok, rimetterò a posto la magma pietra. Stando a quello che dice il nonnetto, la magma pietra teneva sotto controllo i Pokémon del vulcano. Tranquillo, tranquillo, posso rimetterla a posto da solo. E a questo punto si torna al Monte Ostile. Per fortuna ci si può volare stando a quello che si vede dalla mappa. Vero? No, non si può. Ari, eccomi qua. E dunque. Ho 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 ho! Ah ah! A quanto pare abbiamo un Heatran con i Valte. Mi piace. Mi piace. Allora, fuoco acciaio. Che ti faccio a te? Che ti faccio? Invertivolt. Livello 70. Onda calda. Aia. Wow. Brutto colpo. Ma che cavolo. Ma fa male. Fa molto male. Allora, a te ti mando Acti. Mi fai un danno normale con attacchi di fuoco, ma ci posso stare. Acqua getto? Quanto ti faccio? Poco. Ok. In teoria, acqua di sale, aia, più veloce? La miseria.
Pugno rapido è come acquagetto. Stab. Vabbè, forse l'attacco cambia, sì, certo, però. Cambia la potenza di attacco, intendo, tra i due Pokémon. Però. Ok, buono, regge bene. È Ultra Ball. Ah, potevo provare di Velox Ball subito. Però. Anche qui ferro strido. Sapete cosa? Vado di Scuro Ball. Ne dovrei avere qualcuna. Bella Heatran. Ok. Ci sta. Ah, Pokémon cratere. Vive nelle cavità dei vulcani. Affonda nella roccia i suoi artigli disposti a croce per scalare pareti e arrampicarsi sui soffitti. Niente soprannome. Mostra le info. Modesta! Heatran Modesto! Cosa? No, non ci credo! Ce l'ho al 31. Attacco speciale 31 di Iv. Difesa speciale fa cagare, c'ha 9. Di salute a 31. E difesa a 31. Mamma mia. Attacco anche. Velocità. Cazzo, ma è un Pokémon perfetto, tranne la difesa speciale. È un Pokémon perfetto, accidenti. Tranne la difesa speciale. Mamma mia, che ho beccato! Ma che Pokémon ho beccato? Porca miseria! Tutto al massimo tranne la difesa speciale! Tutto! Boia, che bello! Heatran perfetto, cavolo! Non ho controllato i pixi dei laghi, mancanza mia, ma Heatran perfetto! Wow! Intanto me la volo a Canalipoli per il prossimo episodio, che sarà quello di andare a catturare Cresselia. Cresselia è un Pokémon errante, quindi non sarà troppo difficile alla fine trovarlo, ma catturarlo potrebbe rivelarsi un pochino più complicato. Ci vorrà magari qualche ball extra, qualche Velox Ball extra per lui, ma ce la farò. Potrei fare la strategia con Pedinombra o con Malo Sguardo, ma preferisco cercarlo così e lanciare Velox Ball a ripetizione, mi piace di più. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione ovviamente trovate i link per Instagram e Telegram che passano anche qui a schermo. Se ancora non siete iscritti al canale, fateci un pensierino che tanto è gratis, e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!